terzo, ha l'obbligo di procedere all'accertamento dei requisiti che potrebbero giustificare un suo intervento, verificando eccetera eccetera. Quindi quel discorso lì, il vicino che si lamenta determina un obbligo da parte dell'amministrazione di controllare se veramente ci sono i requisiti. Posso intervenire su una SCIA dopo 6 mesi? Terza sentenza? Sì, ma con il 21 nonies. Non posso intervenire con la dichiarazione inefficacia diretta. Ecco perché vi dicevo: attenti, non andate a leggere la giurisprudenza. Perché se voi leggete questa massima, è annullabile il provvedimento dell'amministrazione che abbia dichiarato l'inefficacia della SCIA dopo 6 mesi dalla sua presentazione. Sembrerebbe dire che dopo 60 giorni o 30 giorni in edilizia non si può fare più niente con la SCIA. No, quello che è stato annullato era la dichiarazione di inefficacia diretta. Occorreva fare l'avvio del procedimento ai sensi del 21 nonies, annullamento in autotutela dell'efficacia della SCIA. Ecco la sentenza che apre il discorso sulle quasi SCIA, diciamo quelle procedure che non sono SCIA ma ci si avvicinano. Con riferimento alla CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, non sono previsti, al contrario di quanto accade per gli interventi soggetti a SCIA, poteri di natura repressiva, inibitoria, conformativa, ma esclusivamente poteri di natura sanzionatoria. Ecco, anche qui c'è una differenza. Cioè, mentre nella SCIA il terzo si può lamentare e poi eventualmente impugnare, mentre nella SCIA l'amministrazione interviene e mi fa la conformazione alla dichiarazione di inefficacia, nella CILA no. Se io presento una CILA e non ho i requisiti, allora ci sono le sanzioni pecuniarie, quindi pago un tot, ma non esiste tutto quel sistema di procedure amministrative che sono previste per l'articolo 19, perché la CILA non è una tipologia di SCIA. Ah, scusate, mi ero dimenticato di avervi messo la sentenza, non era il TAR Lazio, ma era il TAR Toscana, Firenze, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 6 ter, proprio in relazione alla violazione delle dei parametri costituzionali con riferimento alle norme comunitarie, proprio perché non è previsto un termine certo per i poteri di verifica sulla SCIA da parte del controinteressato. Questo è l'ordinanza con la quale si è sollevata questione di costituzionalità. Colgo l'occasione, vi ho messo questa sentenza, perché? Per ricordarvi un ripasso di diritto costituzionale, cioè questa è un'ordinanza, scusate, è un'ordinanza. Tizio ha impugnato un provvedimento davanti al giudice. Il tribunale cosa ha detto? Devo applicare una norma, articolo 19, comma 6 ter. Questa norma mi sembra sia incostituzionale. Siccome non esiste un giudizio diffuso di costituzionalità nel nostro ordinamento, come avviene per esempio negli Stati Uniti d'America, dove ciascun giudice applica la Costituzione, in Italia la Costituzione la applica la Corte Costituzionale. Allora il giudice che ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale deve rinviare la palla alla Corte Costituzionale. Quindi vi ho rimesso diciamo, uno schemettino di ripasso sulla questione di costituzionalità che vi ho soltanto minimamente accennato nella parte di diritto costituzionale, però andatela a vedere perché invece può essere interessante anche per quello che ci stiamo dicendo. Alcune domande. Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione di protocollo di cui all'articolo 53? Ecco perché è importante magari comunque leggerselo tutto il DPR 445, anche negli articoli che io non ho approfondito. I documenti informatici, gli atti provenienti dall'autorità giudiziaria o il materiale pubblicitario? Relativamente a quali delle seguenti tipologie non è prevista? Attenti, nei quiz le domande più difficili per il cervello sono quelle al negativo. Perché? Perché in quelle al negativo io devo andare a cercare le due risposte giuste da scartare. Quindi la domanda io vi consiglio sempre, leggetela al positivo. Relativamente a quale seguente tipologia di arrivo è prevista la registrazione di protocollo? Allora la vado a leggere. I documenti informatici, certo, i documenti informatici vanno protocollati. Quindi la A
sicuramente giusta, diciamo, in questa logica, sbagliata dal punto di vista del quiz. Quindi la A non può essere la risposta da dare. Gli atti provenienti dall'autorità giudiziaria, il materiale pubblicitario. Allora, qui ci si va per ragionamento. Secondo voi dovete protocollare gli atti che arrivano dal giudice o le pubblicità? Gli atti che arrivano dal giudice, quindi la risposta giusta è la C. Non vanno protocollati il materiale pubblicitario, quella che chiameremo spam. La spam, in forma elettronica, diciamo, non è che va protocollata semplicemente perché viene trasmessa al protocollo. Poi ci sono altri casi nei quali non c'è l'obbligo di effettuare la registrazione di protocollo, però diciamo questo è il caso più evidente, più frequente. Le disposizioni del 445 si applicano solo ai cittadini italiani, vedete? Quiz che vengono regolarmente date. La risposta sbagliata subito evidente, la 1, scusate, la C, sì, salvo diverse disposizioni dettate dal legislatore, e poi ricordatevi quello che ci siamo già detti. Dispone l'articolo 49 che non possono essere sostituiti da altro documento, che cosa? I certificati attestanti la situazione reddituale economica ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo? I certificati attestanti la qualità di studente? I certificati medici? È evidente, l'abbiamo letto, vi ricordate le eccezioni, i limiti all'uso delle forme di semplificazione? I certificati medici. Quindi si possono certamente autocertificare la situazione reddituale, dire che ho un reddito, l'ISEE è l'autocertificazione della propria situazione anche reddituale ed economica ed è in forma di autocertificazione. La qualità di studente è l'autocertificazione che si può fare di studente in corso, di studente che ha compiuto gli studi e quindi l'autocertificazione del diploma, eccetera, eccetera. Sono dichiarazioni sostitutive di certificazione. I certificati medici non sono autocertificabili. A norma di quanto dispone l'articolo 57, il numero di protocollo è progressivo e la numerazione è rinnovata ogni 5 anni, ogni anno, ogni mese. Quindi da quando si riazzera, ogni quanto si riazzera il protocollo? Ogni anno. Ok? Quindi vedete che sono domande, il DPR 485 non è complesso dal punto di vista concettuale. Ok? Chiarito le dichiarazioni sostitutive, che sono quelle un pochino più difficili, chiarita la scia, che è una parte, diciamo, abbastanza complessa. Poi il resto delle disposizioni sono abbastanza mnemoniche, quindi è importante leggerlo e leggere anche le sue varie clausole. È legittima l'istanza prodotta agli organi dell'amministrazione sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto? No. Sì. L'articolo 38 lascia ampia facoltà riguardo alla pubblica amministrazione. Allora, una parte dell'articolo 38 che vi ho, io non vi leggo mai le norme tutte, poi quella che è chiaro leggetela voi, prevede la possibilità per l'interessato di non allegare la fotocopia del documento, ma se si è all'ufficio e sta presentando la domanda e firma in presenza del dipendente che ha detto a riceverla, non serve che venga autenticata la firma da un terzo né che venga allegata la fotocopia del documento, ma sarà il dipendente addetto che attesta che la firma è avvenuta in sua presenza. E quindi la risposta giusta è la B. Sì, lo prevede espressamente l'articolo 38, che si possa firmare in presenza del dipendente addetto.